numeroso. Sono già le 5:50 minuti, mio caro. E allora, a proposito di situazione appunto climatica, invece sì, noi parliamo di una cosa collegatissima a questo, che è la situazione idrica italiana. Il Po è già vicino alla soglia critica della siccità, soffre anche l'Adige, che sono i due fiumi più importanti d'Italia, e poi tutto il nord. Nelle regioni meridionali invece c'è molta più acqua che nella media dei bacini, e però di tutta la pioggia che cade ne raccogliamo solo l'11,3%. Per parlare di questa emergenza idrica Italia, se c'è, se non c'è, se ci sarà, abbiamo Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia. Buongiorno e benvenuto al Mattino di Radio 1. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, che succede? Ci dobbiamo preoccupare, perché questo maggio è stato molto piovoso, per cui forse qualche cosa l'abbiamo, qualche punto in classifica l'abbiamo recuperato, però a agosto che si parlerà di nuovo di emergenza idrica? Guardi, quest'anno abbiamo avuto lo scorso autunno, poi l'inverno piuttosto secco e scarsamente nevoso, soprattutto questo è stato il dato fondamentale sull'arco alpino, il che comporta naturalmente, la neve è una forma di stoccaggio, diciamo, delle risorse idriche naturali, che abbiamo, diciamo, messo da parte meno acqua. Tuttavia aprile e maggio sono stati particolarmente piovosi. Sì. E questo ha garantito un recupero sulla chiamiamo così la tabella di marcia, diciamo, di accumulo dell'acqua e poi quindi la sua disponibilità nei mesi a venire. Naturalmente, se questo sia sufficiente lo vedremo, dipende anche, diciamo, dal grado di delle temperature, dal grado di piovosità delle prossime settimane. Però senz'altro lo scenario modello 2017, dove, come tutti sapete, abbiamo avuto un anno sì, fra i più secchi della storia, almeno quella registrata, sembra al momento scampato. Diciamo. Per esempio nel caso di Roma c'era questa cosa del lago di Bracciano che è calato moltissimo, io non so se nel frattempo sia molto risalito, per cui se nuovamente ci fosse un'emergenza idrica, a questo punto il lago di Bracciano calerebbe ancora di qualche metro, evidentemente. Guardi, il lago comunque di non è stato risolto niente nel frattempo, ecco, a parte il fatto che ha piovuto un po' di più, non è che ci sono stati degli interventi, ecco. No, assolutamente sì, invece sulla fattispecie di Roma, proprio in quell'anno, quindi nel 2017, nei mesi successivi, la CEA investì moltissimo per far fronte, soprattutto a livello di perdite, nella rete, diciamo, urbana e suburbana. Sì. E questo gli permise di recuperare una quantità che, ricordiamo, quella di Bracciano ammonta a pochi punti percentuali del fabbisogno di Roma. Peraltro il livello basso del lago fu determinato essenzialmente da delle prese non regolari, cioè quindi illegali sostanzialmente. Sì. Però nel frattempo abbiamo avuto due anni in quest'area, almeno quella di Roma, sì, piuttosto positivi, quindi c'è buona chance che i livelli siano tornati sì, più che adeguati sostanzialmente. Senta, invece torniamo su al nord, Po e Adige, abbiamo detto Po vicino alla soglia di criticità, Adige pure, questi sono grandi fiumi con grandi bacini, allora lì come si può intervenire eventualmente, perché non è che queste cose, questi sbalzi termici, diciamo, e mancanza di pioggia finiranno, non credo, no? No, il tema, assolutamente, il tema centrale, naturalmente io posso parlare per il servizio idrico integrato che alla fine usa circa un 20%, chiaramente sì, nel gioco, della partita deve essere assolutamente l'agricoltura che ne usa certo, circa 50% e anche l'industria. E per quanto concerne il servizio idrico integrato, dicevo, la unica risposta o una delle principali risposte lato diciamo gestori è quella di costruire una infrastruttura adeguata. Aveva menzionato lei precedentemente in apertura del programma sì, I bacini, ad esempio, e la necessità quindi di costruire degli invasi che possano trattenere e raccogliere le piogge. Altro tema fondamentale è interconnettere, cioè costruire dei grandi tubi che connettano diverse zone, perché noi abbiamo avuto in molte aree del paese uno sviluppo piuttosto municipale così della sì, rete idrica, che naturalmente anche paesi adiacenti non li vedeva connessi. Dato che poi però l'acqua pur lentamente può essere spostata magari da posti dove ce n'è di più per ragioni varie a posti dove ce n'è di meno, una interconnessione, quindi un collegamento fra le varie reti, permette una maggiore
resistenza e un minore stress sull'ambiente, perché io pescherò delle zone dove l'acqua, ripeto, per ragioni climatiche piuttosto che l'esistenza di infrastrutture come invasi, può essere più disponibile in certe fasi dell'anno. Certo, senta, in 10 secondi, allora questo, se riusciamo dall'11,3 che raccogliamo di pioggia, forse a finire al 40 o al 50%, il problema sarebbe probabilmente risolto. Sì, no? No, sì, probabilmente sì, comunque dobbiamo andare in quella direzione per difenderci da un cambiamento climatico che ormai è evidente di tutti i giorni e sarà sempre più incalzante. La nostra area è una della più a rischio, soprattutto lo so che parliamo del nord ora, ma soprattutto il centro-sud sono le aree che tendenzialmente le mappe mostrano più gialline, cioè più a rischio siccità nel futuro. Desertificazione. Grazie a Giordano Collarullo, direttore generale di Tutta Italia, con cui abbiamo parlato di emergenza idrica. Su una cosa non ci piove, alle 6 le notizie, adesso Calvin Harris, Giant.